dal turismo rurale agli orti urbani, dall'economia circolare all'educazione alimentare, tutti i temi cari alla Coldiretti, che adesso ha deciso di mettere al centro del confronto con i 7 candidati a sindaco della città di Arezzo. È importante per il mondo agricolo capire quali saranno comunque le intenzioni dei futuri candidati su tematiche che gli stiamo ponendo, che vanno dalla valorizzazione delle aree urbane a tutto quello che si tratta di un'integrazione, di un lavoro insieme per le forniture, per le mense che sono comunque nella città, e quindi tutto un intessere, un tipo di lavoro che serva per valorizzare l'agricoltura aretina. La campagna elettorale è così entrata nel vivo e ha fatto tappa alla Borsa Merci di Arezzo per il primo confronto pubblico tra i candidati alla carica di primo cittadino. Quello che conta per me nel governo del territorio è rendere l'azienda agricola confacente a un sistema organico di produzione di beni di alta qualità, perché noi non possiamo competere con le grandi distese del nord Europa per quello che riguarda cereali o altro. Noi dobbiamo continuare, voi lo sapete meglio di me, sono io che imparo da voi, a produrre generi di qualità che poi finiscono nelle nostre mense. E veniamo al punto numero due, la ristorazione collettiva. Già nella ristorazione scolastica l'amministrazione ha fatto un passo avanti verso questa definizione, cioè del maggior utilizzo di prodotti a chilometro zero. Questo mette insieme due cose: uno è la qualità di quello che si mette nel piatto dei ragazzi, e due la riduzione dei trasporti. La nostra idea è la promozione, l'istituzione di un tavolo verde comunale, un punto di incontro tra l'amministrazione comunale e le associazioni di categoria del mondo agricolo, per esempio Coldiretti, per tutta una serie di iniziative che vanno nella direzione della valorizzazione del ruolo oggi che ha l'agricoltura. L'agricoltura oggi non è solo produzione di un settore, ma è valore aggiunto della filiera agroalimentare, ha un valore ambientale, ha un valore anche nell'ampliamento della attività ricettiva, basta pensare a tutto il mondo degli agriturismi che si è sviluppato negli ultimi anni. Possiamo introdurre i nostri prodotti agricoli nelle mense scolastiche comunali, possiamo introdurre anche nelle fiere che ogni tanto avvengono nella nostra città i nostri prodotti, insomma tutta una serie da concertare, e questa oggi è una buona occasione. Questo territorio, vocato delle frazioni, 49 il nostro territorio, bisogna viverlo, assolutamente è molto importante, e dobbiamo per far questo consentire un nuovo modello che parte anche da una messa a disposizione della città. E gli imprenditori, perché voi siete imprenditori, hanno bisogno di risposte da parte dell'amministrazione pubblica. E rispetto a questo dobbiamo avere persone qualificate, una grande operazione di semplificazione della pubblica amministrazione, una vocazione a essere un territorio innovativo sotto il profilo dell'accoglienza, e per questo servono servizi e novità a cui dobbiamo andare incontro in maniera positiva. Diventa dirimente nel 2020 difendere il nostro territorio, difendere l'ambiente che ci circonda, combattere contro l'inceneritore, che in questo caso è sicuramente un avversario dell'ambiente, e l'agricoltura, qui con Coldiretti, diventa assolutamente un tema centrale. Noi siamo ciò che mangiamo. Anche in chiave turistica, avere un settore agricolo che abbia un sistema ricettivo e enogastronomico di qualità è una carta vincente da spendere in questo momento in cui ovviamente il turismo italiano è quello che va per la maggiore, è un elemento appunto vincente. Qui all'interno del comune di Arezzo, come tutta la provincia, come Quattro Vallate, una serie di prospettive turistiche enormi da sfruttare attraverso coloro che se ne occupano. Quindi io non sono un tuttologo, che cosa farò? Metterò a sedere in un agriturismo chi si occupa del turismo in bici, chi si occupa del turismo a piedi, il CAI, le varie associazioni che si occupano di promuovere queste cose, le mettono insieme e tutti insieme faremo conoscere al resto del mondo quella che è la potenzialità di Arezzo sottosfruttata. Noi siamo molto diretti verso ovviamente l'alimento bio, il prodotto a chilometro zero. Ci impegneremo assolutamente per implementare il discorso marketing per quello che riguarda la strada del vino, per quello che riguarda ovviamente la strada dell'olio anche, e implementeremo sicuramente questo tipo di turismo che può essere anche un volano per tutta Arezzo.